Io non immagino la faccia di chi apre la notifica e vede dopo il video, il post partita di Cagliari-Juve, dove tutti gli anti-juventini hanno pensato: oh mio Dio, uno juventino onesto che ha ammesso che c'era un possibile calcio di rigore per il Cagliari, e adesso vede questo titolo. Allora, chi mi conosce sa perché ho usato questo titolo, o almeno potrebbe intuire il motivo, perché stiamo parlando di un video che esce lunedì. Non è clickbait, io ve lo posso assicurare. Devo ringraziarlo perché è stata l'unica mezza gioia di questa cosa. L'unica, non è che l'ho tifato il Napoli, ovviamente, non è che so pazzo e tifo nell'unica squadra che sta rendendo comunque questo campionato, andrebbe ringraziato solo per questo. Comunque, tenendo a bada il ritmo di una Juventus, e comunque anche già rispetto all'anno scorso, per le partite prese paro paro, ha fatto punti in più. Mi raccomando, se lo facciamo arrivare a 1000 like in poche ore, domani esce la carriera allenatore con l'Atalanta, visto che la scorsa settimana è uscito soltanto un episodio. E fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere una serie con l'album dei calciatori Panini. Magari qualche challenge divertente ci potrebbe stare, o magari per chi vuole vedere su FIFA l'Ultimate Team. Comunque, guardiamo questo video per iniziare meglio la settimana, perché qui un sorriso ve lo devo strappare per forza. Per come è andata, qualcuno ce l'ha mandata. Bella ragazzi, siamo qui nel canale di Harvey. Cominciamo la serie del Voglio partire questa volta dalla rosa dell'avversario. Andiamo, non dico veloci, perché insomma qui bisognerebbe analizzare il suo voto proprio con la lente al microscopio. Mamma mia, partiamo dal suo portiere Alisson. 4. Prende 2 gol, e già questo è un miracolo, perché la Roma è la miglior difesa del campionato. Prende 2 gol dall'Atalanta. Atalanta sta facendo i miracoli, ecco perché domani deve uscire la carriera, perché comunque dopo aver vinto a San Siro col Milan, al San Paolo mi rivince all'Olimpico. Assurda quella squadra. Prende 4. Kolarov della Roma, 6 e mezzo. Nkulum lo stava per appizzare in quel posto con Mazzarri, nuovo arrivato, 6 e mezzo. Hanno vinto senza prendere gol, poteva anche starci un 7, ma va bene anche il 6 e mezzo. L'altro era Masina, ma Masina è squalificato, chi l'ha messa a fare? E controllo chi ha come altri giocatori, tutti rotti, c'aveva i difensori tutti rotti. Aveva in panchina Juan Jesus, l'unico che poteva entrare in caso di infortunio puntuale del mio Manolas. Così non è stato, come non è stato neanche per Antel, che anche lui era rotto. A centrocampo cosa aveva? Un centrocampo a 5, Pellegrini 5 e mezzo, non è andata bene perché la Roma ha giocato male. Comunque Birsa 6, partito con un assist, poi è stato annullato il gol di Cacciatore, grazie, e quindi si abbassa il voto. Alla fine resta un 6, era sul 7 e mezzo, e comunque quando parti con un assist di Birsa la giornata non inizia bene. Torreira, Torreira. Benevento, Sampdoria prende 5. Mamma mia, l'altra volta l'avevo beccato. Sampdoria Chievo aveva fatto doppietta, per dirvi insomma. Questo giocatore qua come mi aveva rovinato la giornata. Veretù 6 e mezzo, prende il giallo, va a 6. Quindi anche lì il giallo che mi benedice, grazie Veretù. Candreva, Candreva l'altra riserva, non ha preso il voto, è entrato all'81esimo. Sono sicuro che qualcuno di voi aveva Candreva, e quando l'ha visto entrare soltanto alla fine, e già non vederlo negli titolari, ha detto: oh mio Dio, che è successo? È entrato alla fine, stava per segnare, poteva entrare benissimo quella palla, io già lico, dai. Questo entra già solo per prendermi il voto paro paro, poi fa gol, lasciamo perdere. Non prende il voto, in panchina chi ha? Nainggolan, io ti giuro, a Capodanno evidentemente quando bevi ero lì a spronarti: bevi, bevi, che salti la partita. Vabbè, a parte gli scherzi, giusta decisione di quelli da Roma di non farlo giocare. Non prende il voto, come non lo prende Marchisio, che non entra, quindi gioca in 9. Io dico va bene, anche se lui fa 0 di punteggio, io comunque devo fare qualcosa per vincere sta partita. Con calma ci arriviamo. In attacco chi ha? Petagna. Partiamo da lui. 6 in panchina, Cornelius. Vabbè, ci sta, quando hai Petagna e Cornelius è sempre un dubbio. Metti Petagna perché di solito gioca lui titolare. Invece no, ha messo Petagna, Cornelius in panchina, 10 gol contro la Roma, insomma anche bello. Infatti ero lì: dai, entra Petagna, ti prego, Gasperini mettilo. Poi l'Atalanta non può mai deludermi. Quagliarella 5 e mezzo. Benevento Sampdoria, comunque un attaccante che segnava sempre, faceva doppiette anche in trasferta, qui prende 5 e mezzo, forse il voto più basso di Quagliarella quest'anno. Andiamo alla nostra formazione, ma ci andiamo per gradi, o almeno giocatore alla volta. Quindi lui fa 51, che è uno dei peggiori punteggi, ma era anche in 9. La mia formazione: Handanovic, era il dubbio sempre, o lui o Sorrentino. Alla fine Sorrentino ha preso un gol, Handanovic ha preso un gol, però Handanovic ha fatto i miracoli, infatti prende 6 con il gol subito. In difesa, calma, Benassia, voglio partire da lui. 6. Avevo in panchina Chiellini ogni volta, o Chiellini o Benassia. Va bene, una volta li metterò entrambi, almeno non ci avrò sto dubbio, perché ogni calcio d'angolo, dai Benassia, ti prego, l'altra volta dai Chiellini, ti prego. Una volta mi ha segnato Benassia, c'avevo in campo Chiellini, stavolta ha preso più Chiellini, puntualmente lasciato in panchina, che prende il 6, Chiellini 6 e mezzo. E qui anche mezzo punto è decisivo, eh. Altro difensore, Acerbi. Io l'ho voluto mettere, no? Dovevo mettere Manolas. Però
Roma-Atalanta. L'Atalanta qualche insidia l'ha data. Non è che mi va a prendere qualche malus. Invece no, lui ha preso 6 anche se ha perso. Acerbi alla fine ho messo 5. Genoa-Sassuolo, gol subito, colpa sua. È saltato a vuoto. Sto difensore sta deludendo. Io gli do fiducia, ma fiducia non viene ripagata. A centrocampo, senza parlarvi del terzo difensore, avevo Chiesa, 6 e mezzo. E va bene, ci sta, fa tutto lui. Non interviene nel gol, ma Chiesa va sempre messo. Bonaventura, 6. Milan-Crotone, ti immagini se posso sperare in un assist, un gol. Kordaz fa i miracoli e prende soltanto 6. E anche lì mai una gioia. Allora Jorginho 6 e mezzo. E già questo è uno dei voti più alti. Quando non lo metto invece fa gol, fa assist e fa di tutto. Prende 6 e mezzo e vabbè, ti ringrazio, grazie davvero. 5 e mezzo Fofana. Mamma mia che giocatore è, che giocatore. Lo devo vendere perché gioca in Udinese, buona, ma fa il difensore, non va avanti. È un giocatore che in questo modulo non riempie appieno le sue qualità. Quindi 5 e mezzo, ma non potrà mai fare meglio. Ho lasciato in panchina Freuler, non può. Potevo prevedere una prestazione talmente esagerata dell'Atalanta, però nelle prossime partite so come comportarmi. Verdi 5 e mezzo, questa giornata non ci ha potuto fare niente. Verdi come destro, l'altro mio attaccante che ha preso 5, ma in attacco ho dovuto metterne 2 questa volta e mi sembra normale. Belotti è rotto, Burriel è rotto, Pazzini parte dalla panchina e poi gioca a Napoli. Trotta gioca, ma è a San Siro contro il Milan. La sufficienza non l'ha presa Trotta, 5 e mezzo come Pazzini. L'altro attaccante Matri 6 e mezzo. Come 6 e mezzo? Cioè, uno che non vede la partita vede 6 e mezzo un attaccante che entra, non segna e che ha fatto, ha rivisto le sintesi, guardate, ve lo metto da qualche parte, guarda che cavolo ha preso Perin. Cioè è entrato, ha fatto 2 tiri, fra, ha toccato 3 palloni. Perché quando entra sempre dalla panchina nessuno darà fiducia a sto ragazzo. Non so chi l'ha di voi al fantacalcio madre, chi lo mette titolare se non io che non ho altri. Entra dalla panchina, prende un pallone, lo tira, è gol sicuro. No, c'è Perin che ovviamente se non para anche i sassi non è contento. Quindi 6 e mezzo alla fine ci sta, perché insomma con qualsiasi altro portiere in Serie A secondo me non era 6 e mezzo ma era 10, perché quello era gol, punto e basta. Grazie madre, grazie mita che il tuo passato a Juventino. Ma devo ringraziare lui, Mario Rui. Ma io non ci credo. Devo ringraziare Mario Rui per il fantacalcio. 7 e mezzo con l'assist. Ho vinto con 66 preciso. Era rimasto Benasia, era 60, ma ha preso 6, devo sperare in un 6. Quindi dici dai, è una partita tranquilla, Juve vince easy, prende un 6 e mezzo, si esalta. No, una partita brutta, rognosa, che mi ha fatto cagà addosso. 6, ma te credo, abbiamo sofferto tantissimo, ha fatto tanti interventi. Mamma mia, grazie Mario Rui, quindi grazie al Napoli va questo. Ci ha fatto il miracolo. Questa è la classifica. Il primo ha 37 punti, il secondo è Zelo con gli Amendola Badara 26 che hanno vinto e sono terzi con 15 gol fatti. Noi siamo ottavi con 23, lasciamo perdere. Carvin Special quarto a 24 punti, come Fred che hanno vinto entrambi, quindi se pareggiamo era comunque meglio. Noi a 20 siamo lì, superiamo gli HMET che erano 19, che hanno la terza somma punti migliore di questo fantacalcio. Noi la quarta, eppure sono noni e noi siamo ottavi. L'ultimo ha perso, quindi almeno forse non arriviamo ultimi. La prossima è contro l'ultimo e ha Dybala. Ora non è che sono contento perché si è fatto male, se no sarei un pazzo, non è che il fantacalcio mi fa impazzire così tanto. Però insomma ci dobbiamo credere. Hashtag miracolo. Domani la carriera allenatore se questo video arriva a 1000 like. Quindi ragazzi napoletani, vi siete illusi, io non è che tiferò il Napoli, però va ringraziato una volta. L'unico assist la scorsa giornata, niente di niente, zero totale, né un assist né un gol. Qui un assist mi basta per vincere una partita comunque disperata. Prossimo turno rientra Belotti, forse rimetterà un attacco a 3. Bologna Benevento destro farà schifo, già me lo immagino, però lo butterò in campo lo stesso. Speriamo bene. Se l'ultimo vinciamo per la prima volta, ne facciamo 2 di fila. Sto 2018 è partito bene. Bella, dai, forza Juve. Dai, non forza Napoli ovviamente, anche se l'ho detto. Oh madonna.